Grazie, grazie Ravera. Io devo dire che è bellissimo parlare a un congresso dopo pochi mesi, e a un altro congresso dopo un'elezione, quella delle europee, che ci ha visto protagonisti dopo un periodo che è stato molto difficile per il nostro movimento. Credo che oggi non ci sia un'altra forza politica in grado, il 20 di luglio, di mettere in una sala questo numero di persone e soprattutto che consenta ai singoli delegati di poter esprimere le proprie idee. La sinistra sta andando verso il partito unico, noi stiamo andando verso una discussione ed è verso una stagione che deve far sì che la Lega possa tornare a essere protagonista come negli anni 90, quando eravamo la speranza del paese, perché abbiamo capito. E anche i grillini hanno capito che chi ha votato Grillo ha sbagliato, ha buttato il voto e non ha dato speranza. A noi sta in questo momento la missione di portare speranza alle nostre imprese, ai nostri giovani. Guardate, prima qualcuno parlava che non voleva morire asfissiato dalla burocrazia romana, meglio morire tedesco. Io vi dico, io voglio vivere ligure, voglio vivere padano. E voglio che la Lega porta avanti un progetto per ridare speranza alle nostre imprese. Abbiamo portato alcuni temi, il problema dell'euro, il problema del credito bancario. Negli ultimi 4 mesi, nella mia città Genova, una volta facente parte del grande triangolo industriale, hanno chiuso più di 1200 imprese. Bene, questo, sono queste le risposte che bisogna dare al territorio, perché guardate, purtroppo il nord inizia la gallina a non aver più uova e se le fa di piombo, non le fa più d'oro perché ci stanno chiudendo le aziende e senza aziende si muore di fame. È questa la nostra missione, star vicino al mondo del lavoro, ai giovani dargli una speranza perché non si può far migrare i giovani, quelli capaci all'estero per avere un futuro. Allora è da qua che nasce, due considerazioni nascono. Primo, bisogna avere una leadership forte, grazie al cielo abbiamo Matteo Salvini e io spero che come prima si era seguito Umberto Bossi, poi Roberto Maroni, oggi si capisca che Matteo può dare un progetto a questo movimento politico che non vuol dire cancellare quello che è stato o rinnegare le proprie origini di cui noi dobbiamo andare orgogliosi perché i danni in questo paese, dobbiamo dirla a gran voce, non li ha fatti la Lega. Li hanno fatti gli altri, tra cui il signor Renzi, che oggi è presidente del Consiglio, che ha distrutto la provincia di Firenze e oggi i suoi stanno distruggendo le altre regioni. Perché qua ho sentito molte questioni interne, ma io vi dico una cosa: noi che siamo nella frontiera dove governa la sinistra, il problema nostro è di cacciare a casa questi. Ieri il presidente Burlando è stato accusato di aver falsificato i conti per 210 milioni di euro. Allora, qua dobbiamo metterci molto chiari. Qua sono cadute delle regioni per delle inezie e sulla regione Liguria il governo vuole provvedere a gestirle in maniera di non perdere la loro regione. Qua abbiamo una magistratura che decide di Edo, devi indagare, finire. e chiudo, e decide di indagare o di aprire inchieste sulle cose più varie. E poi dove governano loro non succede assolutamente nulla. Allora vi dico, oggi un regime rischia di esserci. Dobbiamo tornare a credere fondamentalmente nei nostri valori, nel federalismo e dare un'esperanza a tutti quelli, padani e non, che oggi vogliono ribellarsi a un'invasione extracomunitaria e alla perdita di potere economico delle nostre regioni. Grazie. Grazie.